Mi fa piacere vedere questa piazza piena di ragazzi afroitaliani come me che hanno deciso finalmente di dire la loro, di impegnarsi. Siamo misti, siamo in tanti e spero di combattere il razzismo con amore e non con l'odio, anche se siamo un po' arrabbiati per quello che è successo in America, però io sono qua personalmente per quello che succede qua. Cosa ti è successo a te? Qual è un episodio che ci vuoi raccontare? Una persona che stavamo facendo una discussione e mi ha detto negro. Siamo tutti razzisti! In Italia dire Black Lives Matter vuol dire mettersi in ascolto. Siamo misti, siamo in tanti e spero di combattere il razzismo con amore e non con l'odio, anche se siamo un po' arrabbiati per quello che è successo in America, però io sono qua personalmente per quello che succede qua. Non siamo qua perché pensiamo che l'Italia sia un paese razzista, anzi, assolutamente no, ma per combattere questa cosa che magari alcuni di noi soffrono giorno per giorno, non perché l'Italia sia un paese razzista, ma perché c'è gente razzista all'interno dell'Italia e che noi paragoniamo a gente ignorante. Mi fa piacere vedere questa piazza piena di ragazzi afroitaliani come me che hanno deciso finalmente di dire la loro, di impegnarsi. Cosa hai provato quando hai visto le immagini di George Floyd? No, è stato senza parole, cioè quando ho visto le immagini di George Floyd ho pensato l'ennesimo, è triste che magari un paese come gli Stati Uniti non riesca a curare questo virus qua che si chiama razzismo. Siamo tutti antirazzisti! I'm here to support the movement. I'm so happy to see this happening globally because this isn't an American issue. It's an everywhere issue, but I hope that this time, because we have the world joining us together, things will change. Because before, no one was protesting for Philando Castro, Eric Garner. No one was protesting, but now that the world is coming together on this issue, I hope things will change. Io sono qui perché ho 81 anni, sono figlio di padre e madre ebrei. Non avevano diritto alla nazionalità italiana. E io sono solidale sempre quando c'è questi tipi di iniziative. Alcuni anni fa è morto un ragazzo che si chiama Abba, è stato picchiato a legnate. C'è stata una manifestazione, ma non è stata grande come questa qua, capito? Questo qua aiuta a svegliare le persone. Nel 2020 non è possibile che ci siano ancora atti del genere, perché le nostre vite importano come tutte quelle degli altri. Tu l'hai visto? Alcune volte mi è successo, ma non ho dato ascolto più che altro perché so che quelle persone non sanno che comunque nel 2020 la razza è soltanto una, quella umana.